Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere se una determinata relazione o situazione si sbloccherà. Abbiamo due scelte, il mazzo azzurro o blu la scelta numero 1 e il mazzo arancione la scelta numero 2. Se per caso avete due situazioni, due anche relazioni che volete andare a vedere, potete associare ognuna di queste due opzioni ad uno dei due mazzi. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro. Andiamo a vedere se questa situazione o relazione andrà a sbloccarsi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla potete ascoltare l'altra scelta. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un 6 di coppe, un 9 di coppe. E un 3 di coppe uh quante coppe ragazzi cavaliere di coppe 10 di coppe ragazzi sono e due di coppe sono tutte coppe qualcosa mi dice che è una relazione romantica o comunque una relazione affettiva me lo metto qua così si vede la scelta. Allora, partiamo con questo 6 di coppe. E anche questo 3 di coppe, in realtà. Qui ci potrebbe essere una relazione mh, di amicizia o di conoscenza già datata, mi viene da dire. cioè come se fosse già un periodo, insomma, che eh, vi state frequentando con questa persona. Per qualcuno con questo 6 di coppe può anche far riferimento all'infanzia, quindi può essere una persona che conoscete veramente da tantissimo tempo. Adesso andiamo a vedere carta per carta così riesco ad essere più specifica. Andiamo a vedere con questo 6 di coppe. Due di spade. Guardate, ho anche la sensazione che ci sia una sorta di romanticizzazione intorno a questa situazione o a questa relazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 5 di spade. Allora devo dire che la situazione o la relazione apparentemente è come se fosse già idilliaca così com'è. È come se ci fosse... Eh, questo 9 di coppe parla proprio di appagamento. Mh? Però è anche vero che con questo 5 di spade ho l'idea che sia come una sorta di facciata. E vi dirò che è facile che sia un qualche tipo di situazione legata all'altra persona. Cioè ho come l'idea che sia che sia una situazione, sia che sia una relazione, in questo momento c'è come una sorta di staticità. Voglio un'altra carta per il 5 di spade, ok. Allora ho la sensazione che potreste ricevere o aver ricevuto un'offerta, una proposta si può anche essere magari, ehm, magari non lo so, c'è qualche tema che è venuto alla luce di cui si è parlato. Uh, o si parlerà adesso qui può essere già successo. O potrebbe essere in procinto di succedere, andiamo a vedere questo 3 di coppe. Io ho come l'idea che si. Uh, un asso di coppe, ragazzi. Sì, è come se ci fosse un inizio di una nuova relazione. O è iniziata, ripeto, una nuova relazione. E qui ho come l'idea che apparentemente le cose siano da un punto di vista dell'amicizia ci vediamo, siamo amici però in realtà sotto sotto ci sia qualcosa di più ci sia proprio un'espansione del cuore vi dico l'asso di coppe normalmente è una carta associata all'innamoramento e qui le carte di base sono tutte, tutte, tutte coppe andiamo a vedere questo cavaliere di coppe 4 di coppe Guardate io come l'idea che voi abbiate un'idea della relazione o della situazione. E um, diciamo che non è la stessa idea dell'altra persona. O comunque se fosse una situazione... Um, Diciamo che la situazione non è proprio esattamente come voi la sognate. Andiamo a vedere questo, perché qui con questo quattro di coppe c'è qualcosa che non vedete. O non vedete arrivare l'offerta, nel senso che non è, um, come vi faccio? non è diretta, ok? Cioè ci sono certe persone che non vi dicono uh, ti voglio bene, però hanno altri modi di dimostrarlo. Lì sta un po' a noi imparare a leggere l'altro. E questo non vuol dire che il perché non ce lo dice che non sia così. Ecco, magari siamo noi che abbiamo bisogno di sentircelo dire eh? e l'altro può essere che non sia tanto, abitu può che non sia tanto abituato a, dire a parlare delle proprie emozioni e, e venga bene comunque dimostrarlo con fatti, con azioni. Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché qui ho la sensazione ehm, che ci, sa ci sarebbero i presupposti per una buonissima relazione. O se fosse una situazione dove c'è qualche tipo di collaborazione in mezzo, la stessa cosa. Eh, se fosse, per esempio, appunto una situazione potrebbe essere un'offerta di lavoro, un'offerta eh, che state aspettando da parte di qualcuno che è molto vicino a voi, vi dico, qui ci sono gli affetti o sì o sì, poiché sia una situazione magari familiare piuttosto che di coppia. Vi dico familiare perché il 6 di coppe molte volte parla anche dei fratelli piuttosto che dei cugini ehm, o delle persone con le quali si è cresciuti. Prendete quello che vi risuona, andiamo a vedere il 2 di coppe. di bastoni e ho anche la sensazione che ci sia una sorta di difficoltà di movimento che può essere un movimento fisico quindi geografico o un qualche tipo di movimento nel mi viene da queste sono troppe mi viene da dire nel definire la cosa, cioè, io ho la sensazione che l'altra persona ci tiene a voi, o comunque, se ci fosse una situazione, è una situazione piuttosto stabile. Ehm, però è come se con questo 10 di coppa al contrario, o non si fosse pronti per chiudere un ciclo, o non si fosse pronti per. Ritornare o creare una famiglia è come se qualcuno rimanesse così com'è per non affrontare il cambio. Ma vi dico che abbiamo un due di coppe alla fine della lettura, quindi c'è come un accordo, un compromesso. Di solito è la carta del fidanzamento, eh? quindi vi dico, qui avete due volte il cavaliere di coppe, se per voi fosse un fidanzamento di lunga data, per certi versi... Ehm, Potreste, magari, aver voglia di fare il passo successivo nella relazione, di ufficializzare, di promettervi di progettare, diciamo, di, di mettere la data al matrimonio, ma è come se non foste entrambe sulla stessa lunghezza d'onda. Qui c'è qualche tipo di questione legato o al voler mettere su famiglia, quindi vi consiglio di affrontare l'argomento, quello di cui parlavamo qua prima. In modo un po' più specifico, in modo un po' più approfondito, c'è qualche tema legato alla famiglia, mh, piuttosto che legato ai figli? Può anche essere che qualcuno non sappia che l'altra persona non vuole figli, o magari che abbia già figli, non so. Beh, se è da tanto che vi conoscete, si spera insomma che ve l'abbiano detto se hanno figli. E poi è interessante perché abbiamo anche questo 4 di, di spade. Qui è come se aveste bisogno di fare un po' il punto della situazione voi. Lasciate stare la situazione esterna piuttosto che la relazione, dipende mh, con che cosa vibri per voi. Però voi come state? Come vi sentite? Che cosa avete bisogno di curare? Il quattro di spade è una carta che indica la necessità di ricaricare le pile, mh, di prendersi uno spazio per sé. Qui potrebbe anche ehm, parlarmi di un momento lontano dalla famiglia. C'è qualche ideologia o questione legata alla famiglia che sta stancando e che si vorrebbe chiudere. Oppure, se è una relazione di coppia e voi vorreste fare il passo successivo, qui c'è qualche tipo di tema che va affrontato inerente al fatto che eh, se si vogliono figli oppure no, ehm, o cose per lo stile. Se chi si sposta dei due, se per esempio sono a relazione a distanza. Vi dico, io qui ho la sensazione che un accordo lo troverete, ve lo suderete perché qui avete un set di bastoni e un tre di spade quindi vi dico che questo accordo sarà difficile da incontrare però sì che si trova sì che eh, eventualmente se eravate in una situazione di blocco ehm, sento che si trova un accordo comune che qualche un'armonia hm, si trova per qualcuno potrebbe anche essere Um, vi dirò un ritorno dal passato di di qualcuno che non è stato intimo in realtà potrebbe essere un amico un'amica che in qualche modo nel prossimo periodo e vi dico che potrebbe essere anche molto breve un mese un mese e mezzo um, potrebbe farvi un'offerta potrebbe come per qualcuno vedo che è una Storia 3 che diventa una cosa 2. Okay, però è un po' come se ci fosse da delimitare i vostri confini. Prima capite che cosa volete e che cosa potete dare e poi lo comunicate. È vero che per fare certi tagli o... Ehm, vi dirò, qua avete un 2 di spade e qui un 3 di spade. Può essere che la persona nel passato eh, abbia tradito la vostra fiducia con il 6? di coppe la relazione prima è stata platonica quindi non si parla di ex si parla di persone che conoscete già da un sacco di tempo eh, che magari avete considerato come potenziali partner però che in qualche modo vi hanno lasciato dei dubbi e qui abbiamo il tra di spade quindi è come se ci fosse una sorta di mm. I, autoprotezione da un lato e poi è come se vi vedessi stabilire delle regole per trovare un'armonia, un equilibrio. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi, un consiglio. Qualche cosa in più, però comunque vedo tutte coppe. Eh? E è come se un qualche cosa di indefinito diventasse più definito. In, nella seconda parte della lettura, vi dico, avete secondo me questa questo tipo di adesso? Poi dipende dalla decade di nascita e tutto il resto. E ho pubblicato la guida, la tro, trovate il link sotto nella descrizione del video per capire di che cosa sto parlando. Tuttavia, ehm, ho come la sensazione che le cose saranno molto veloci in questa lettura. Cioè, tipo che vedrete il movimento in, in un mese, un mese e mezzo da quando ascoltate la lettura. Hmm. Sperimentare i giochi politici. Mm. Guardate, l'unico punto in cui potrei... Diciamo collegare queste carte, sono qua. Perché è un po' come se... Allora, il sei di coppe è una carta di iperromanticismo, no? Ehm, cosa vuol dire? Che si tende un po' a romanticizzare tutte le situazioni, tutte le relazioni o una relazione in particolare. Potrebbe essere stato l'amore romantico di quando si era adolescenti mai consumato, per esempio. E qui è un po' come se vi dicessero di osservare quelli che sono gli inganni della mente. Cinque di spade è una carta di confusione mentale e parla proprio di giochi politici. Questo è un sette di spade che nei tarocchi tradizionali par parla di qualcuno che è disposto a fare o dire di tutto pur di ottenere quello che vuole ed è una carta di avidità e in questo caso, guardate, ho sentito la parola possesso, quindi può essere che a qualcuno vibri il discorso del fate, cioè del fino a che punto desidero veramente una relazione con questa persona o è solo una questione di principio il fatto di dire sì, è cascato ai miei piedi, sì, ho avuto una relazione con lui, cioè è come se ci fossero dei, delle maschere che avete bisogno di togliere sperimentando magari proprio una relazione con questa persona in modo sincero in modo pulito vi dico le intenzioni dell'altra persona sono ben ben genuine avrà bisogno dei suoi tempi d'accordo però quello che le persone un po' più confuse siete voi io credo fatemelo sapere poi nei commenti andiamo a vedere una fatina mi viene da dire fate piano a piano B e piano C, cioè, per piano A no non è la parola giusta. Diciamo punto di vista A, punto di vista B e punto di vista C, cercate di vedere le cose da più prospettive in modo da rendervi conto dove vi state ingannando. Perché il due di spade mi dice che qualche cosa, e avete anche un quattro di coppe, quindi non lo vedete tanto abbondanza. Preparati per l'abbondanza che sta per arrivare. Rilascia ogni blocco mentale che potresti avere. C'è abbastanza abbondanza per tutti. E si parla qui, in questo caso sento, di abbondanza di amore. Sì, per la serie, credere che sì, esiste la persona ideale per noi per creare un rapporto in armonia e in equilibrio. Ragazzi, se fosse una questione di una situazione magari e non una relazione, eh, troverete un accordo, può parlare di pre-contratti, c'è comunque un punto di incontro, quindi io lo vedo positivo, vedo che la situazione insomma eh, si sblocca, ok? Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se la lettura mh, insomma vi risuona oppure no. Se volete sostenere il canale, potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio tanto di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta del mazzo arancione. Anche per voi andiamo a vedere. Se questa situazione o questa relazione si sbloccherà, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Vi consiglio comunque di dare uno sguardo alla guida che ho pubblicato che vi spiega eh, come prendere una lettura, varie nozioni sull'ascendente, sulle linee di tempo. Insomma è interessante, vi consiglio di guardarla. Queste non so adesso se girarle o no, però sì, le girerò insieme. Bene, andiamo a vedere le energie su questa situazione o su questa relazione. Imperatore 4 di coppe. Regina di Pentacoli e Amanti. Dieci di Coppe. di spade e cavaliere di spade e 4 di bastoni Che ci siano di mezzo i soldi qui. Adesso andiamo a vedere carta per carta ragazzi. Prima di farmi dire qualcosa che poi non è. Sapete che comunque tutto quello che dico è sempre da prendere con le pinze. Nel senso che io leggo energia, ehm, insomma, usate il buon senso via. Allora, andiamo a vedere un attimino questo imperatore, di nuovo un 4 di coppe, asso di coppe e 4 di coppe. Ho la sensazione che sia una situazione familiare tra genitori e figli, dove per qualcuno è un bel pezzo che o non si vede il figlio o non si sente il figlio, o è come se ci fosse qualche cosa che manchi con la relazione. Ehm, il figlio nella relazione con il figlio se fosse una relazione di coppia o comunque una relazione affettiva è un po che non vedete l'altra persona o che non sentite andiamo con 6 10 di bastoni Datemi una carta per la... ok, mago e una carta per gli amanti. 9 di coppe e asso di spade. Allora, qui ho la sensazione, ragazzi, che ci sia una relazione che per qualcuno è a distanza. A distanza sì, può essere a distanza fisica, ma a distanza potrebbe anche essere che è distante. Il momento in cui vi siete sentiti o visti l'ultima volta. Qui ho l'idea che voi siate in una posizione di stabilità, anche proprio da un punto di vista caratteriale, cioè siete ben saldi sulle vostre gambe, mentre l'altra persona abbia un po' di insicurezza in più. Ho come l'idea che sarete voi o Potrebbe essere una dinamica nella vostra relazione dove siete voi sempre a farvi sentire, a organizzare magari le uscite o cose per lo stile. Però un'altra sensazione che ho è che questa persona abbia bisogno di soldi e pur di vedere questa persona voi diate dei soldi a questa persona. Fatemelo sapere poi nei commenti perché è interessante. Ci sono varie chiavi di lettura qui. Voglio andare a vedere subito dall'altra parte. Allora andiamo a vedere il 10 di coppe. 4 di spade. È come se ci fosse anche qualche tema legato alla famiglia. Può essere che voi abbiate già dei figli o un qualche tipo di famiglia da accudire e che magari il discorso dei figli sia legato proprio a questo, cioè nel senso ho la sensazione che non vi possiate vedere perché o voi o magari anche l'altra persona ha dei figli, quindi magari sapete i weekend alterni non coincidono o cose di questo stile e c'è anche qualche tipo di difficoltà. Oltre a trovare il tempo, potrebbe esserci qualche difficoltà ad avere il denaro per riuscire ad organizzare magari lo spostamento per vedersi o cose di questo stile. Ripeto, potrebbe essere una relazione con, una, eh, con un partner piuttosto che genitori e figli, quindi magari uno dei due non ha i soldi per spostarsi e andare a vedere l'altro. Poi chi sono le due persone decidetelo voi in base alla vostra situazione. Qui devo dire che ci sarà qualche nuovo inizio, o perlomeno il tentativo. L'idea, scusate, l'idea c'è, c'è come un passo avanti, un'azione, e vi dico: io qui ho come la sensazione che si farà come una chiacchierata, o un, si prend, prenderanno dei provvedimenti per riuscire a far fronte a questo problema che c'è. Eh, per quello che riguarda questa distanza, devo dire che con i 10 di, di bastoni qualcuno potrebbe avvertire dei pesi, non so se siete voi o l'altra persona, però potrebbe avvertire come dei pesi sulle spalle. C'è una situazione di, economica importante qui, da, da dover ricalibrare. Per qualcuno, ovviamente non per tutti. Allora, questo 10 di potrebbe essere ragazzi, scusate se ve lo dico, ma um, ci potrebbe essere qualche situazione anche di salute qui. Eh, mi è arrivato un forte odore eterico, chiaramente. Di... Adesso non si usa più tanto, sapete una volta si entrava negli ospedali e c'era quell'odore fortissimo di disinfettante, mi è arrivato al naso quell'odore lì, quindi ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere proprio anche un... una questione di salute. Allora, mh, vi dicevo questo 10 di coppe. 10 di coppe e qui ho la sensazione che stiate cercando in qualche modo di mantenere un equilibrio o familiare o all'interno della casa o all'interno del ehm, sì dell'ambiente circostante ma ha molto a che vedere con la famiglia secondo me questa lettura se non fosse una famiglia affettiva qua potrebbe essere una famiglia lavorativa eh? e potrebbe esserci qualche tipo di Problema a livello aziendale, non che voi a livello personale abbiate carenze di tipo economico, di tipo fisico, di tipo... no, non è vostro personale, però se fosse una situazione lavorativa e aveste un'azienda e lavoraste in un'azienda, è l'azienda qui che ha questo problema, probabilmente potrebbero esserci dei turni che cambiano o tolgono dei turni o cose per lo stile o per qualcuno si tratta di iniziare ad essere pagati meno o a rate ok andiamo a vedere adesso da questo lato il 5 di spade e il cavaliere di spade datemi una carta anche per il cavaliere come la sensazione che se sia un figlio questo figlio tenderà ehm, non lo so perché ma ho in testa un viaggio non c'è neanche una carta che parla di viaggio, ma quel riunirsi quella distanza può implicare un viaggio da dover affrontare. E se ci fosse questo viaggio, ho come la sensazione che la visita, il vedersi, sarà un toccato e fuga, sarà giusto per venire a prendere quello che serve, quello che gli serve, quello che voi volete dare, quello che voi volete iniziare o quello che voi potete fare. Adesso dipende dalla situazione di ognuno. Non lo so, questa persona è un po' confusa, eh, vi devo dire. O se fosse una situazione, la stessa cosa. È un po' confusa, è una situazione... Ho anche l'idea che ci sia una sorta di fretta dietro. Cioè come se ci fosse questa fretta a raggiungere un certo tipo di risultato, ma non ci fosse la chiarezza mentale, la chiarezza di intenti, ehm, non ci fossero le basi. Per riuscire ad ottenere quello che si vuole. Perché? Perché abbiamo un 5 di spade e un 8 di spade. Sono carte di confusione mentale di qualcuno che vede sempre tutto negativo. C'è bisogno di guarire qui con il 4 di spade. Al contrario, un certo anche ideale che sia di famiglia. Cioè non è che perché la famiglia è siede tutti i giorni insieme a tavola che si possa definire unita, magari all'apparenza sì, però poi dentro, se uno va a vivere con la famiglia, vi rendete conto che magari è una famiglia eh, che non parla tra di loro, cioè quando c'è bisogno di confrontarsi per risolvere i problemi, magari c'è completa separazione. E invece poi ci sono famiglie sparse in giro per il mondo che sono più unite perché magari non si sentono tutti i giorni, ma quando si sentono si danno appoggio morale, appoggio finanziario, si danno appoggio fondamentalmente. Andiamo a vedere questo quattro di bastoni. No, pensavo si fosse girata una carta. Sette di spade, due di coppe. Interessante, sette di spade al contrario. Allora ragazzi, io ho la sensazione che la risposta alla domanda se si sbloccherà la situazione o la relazione, la risposta sia sì. È interessante perché anche nella lettura prima l'ultima carta era un due di coppe, ma qui avete anche un quattro di bastoni. Io credo che si troverà un forte accordo con questo figlio o con questo partner o con, questo, con questa famiglia che sia affettiva o che sia lavorativa. Con il 4 di bastoni vi dirò che potrebbe anche esserci di mezzo una situazione di una casa o di un pre-contratto o di qualche cosa che vi dà una sorta di serenità e di pace di base, come se fosse un accordo e ce lo abbiamo due volte. E il 7 di spade al contrario in questo caso lo sento bellissimo perché vuol dire un po' parlare pane e pane e vino al vino, giù le maschere, ok? Allora le cose sono così, queste sono le mie paure, queste sono le mie confusioni mentali però siamo legati, c'è questa purezza, eh? perché il 6 di Coppe è una purezza comunque di emozioni, solo tanta confusione mentale o tanta confusione nella situazione, ma io qui ho come la sensazione che togliendosi le maschere e il 7 di Spade è un po' legato all'ego, quello che io penso inerente a... Poi guardate, qui avete anche gli amanti, vi dico sì, secondo me un equilibrio si trova, il suggerimento della regina di denari è quello di iniziare a fare qualcosa in modo concreto ma anche in modo materno. La regina di denari è particolarmente collegata al, alle educatrici, quindi è un po' come e qui avete quindi è un po' come prendere sotto braccio questa situazione o questa persona e cominciare piano piano a smascherare, togliere i difetti, mi viene da dire togliere gli errori e trovare un accordo. Un compromesso, una regola del gioco ehm, che possa star bene a tutti, che possa nutrire questo bellissimo 6 di coppe che abbiamo qui, che mi parla di sentimenti puri, di sentimenti genuini. Vi dico, è questione secondo me di, di rallentare un po' il passo, perché sento che con questo cavaliere di spade c'è come della fretta, come delle date da rispettare. E' come se non si vedesse magari un'alternativa, no? Però in realtà si tratta solo di trovare degli accordi. Magari prima sono accordi di un certo tipo, poi passano due o tre settimane e vi rendete conto che non sono proprio buoni e si possono cambiare in corso d'opera. Soprattutto perché sono accordi e non sono ancora contratti. Molte volte il 4 di bastoni e il 2 di coppe parlano di accordi verbali, di qualche cosa... E qui c'è la comunicazione, c'è qualche cosa che si dice. Eh? Viene fuori come una nuova idea, un nuovo modo di comunicare, una nuova verità. E collima anche qua con questo 7 di spade al contrario. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Outsider 5 di denari. Sì, si tratta di uscire dal vostro guscio, prendere in mano la situazione come farebbe una madre, con amore, con compassione, cercando di occuparsi delle cose nel modo migliore in cui uno possa saper fare, cioè più di tanto. Non si può desiderare sempre la perfezione, però cercate di fare sempre del vostro meglio in ogni momento. Perché quello è il momento di perfezione che potete raggiungere in quello specifico momento. Lo zenno, oggi posso dare fino a qui e do fino a qui. Di più non posso dare perché mi scarico. boom. Ehm, è anche una carta. Che mi parla di qualcuno che si sente imprigionato. Eh? In realtà questa prigione ehm, si. Mh, si annientano, si vince ehm, ponendosi all'azione, ponendosi in movimento. La carta del mago è una carta di forte abbondanza, perché dice che avete tutte le caratteristiche, le doti mentali, le conoscenze, le attrezzature, ehm, tutto quello che vi serve per creare il vostro tipo di realtà. E qui abbiamo anche la carta del Papa, nessuna cosa, che è un invito a riscrivere il vostro tipo di vita, di realtà. E in questo mazzo è come se venisse rappresentato con una lavagna come, come una lavagna eh, bianca, cioè nel senso senza scritte, proprio perché siete voi che dovete scrivere quello che voi volete realizzare. E mi viene da dire, vedendo questo quattro di bastoni e la carta dell'imperatore, scrivete voi quali sono le regole del gioco e poi conducete la famiglia, l'azienda, i colleghi, chi, è, chi per voi rappresenta l'altra parte, conducete dolcemente queste persone a trovare un equilibrio. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, perché anche qui, come nella prima stesa, però ci sono diverse chiavi di lettura. Uh, bellissima! Sia qui avete un cancello che qui avete una porta. E questa carta vi dice che ci vuole coraggio per avventurarsi nello sconosciuto. Però è proprio lì che si nascondono i più grandi risultati, le più grandi scoperte. È tempo di fare un passo in avanti senza guardarsi indietro. Uh, e qua sento forte questo 10 di bastoni, ragazzi. Eh? Perché è proprio una carta che ci dice di lasciarci indietro certi pesi, certe responsabilità, certe aspettative, anche alle volte, visto che comunque abbiamo anche l'otto di spade, certi sensi di colpa. Va bene, cari amici della seconda scelta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia stata di aiuto. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale, vi invito a mettere like, iscrivervi o condividere il video. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.